Un'Alba Adriatica cinica si porta a casa l'intera posta in palio vincendo a domicilio sul campo del Delfino Curi Pescara per 2-1 in un match ad alta intensità tra le due formazioni più giovani dell'intero torneo. Riavvolgendo i nastri, Bonati si affida a Gobbo di Stefano e Tamboriello dietro di Giovacchino De Amicis, squalificato quest'oggi con Torre a fianco, il debuttante Paravati. E proprio l'ex Villa 2015 ad accendere la gara al decimo. Punizione dai 20 metri, parabola meravigliosa e pallone sotto l'incrocio per lo 0-1. Il predominio territoriale tutto pescarese. A metà frazione Gobbo, schema da piazzato, libera Tamboriello, tiro ribattuto in corner. Al 28esimo ancora Gobbo, si inserisce tra Barduani e degli compagni, cade a terra con Novelli che decreta il penalty. Sulla battuta va Di Stefano, super la risposta dell'estremo ospite che neutralizza anche il successivo tiro di Marzucco. Ancora Delfino Curi al 34esimo, bolide di Stefano, forza sì, precisione assolutamente no. Poi è Sabatini a trovare un pallone dagli sviluppi di un corner, contro cross aereo con la sfera che non trova alcun compagno. Nel momento migliore dei pescaresi, un cross dalla sinistra trova Torre all'interno dell'area, slalom e tiro con la puntina ad anticipare il movimento di Calore, pallone sotto il 7 ed è 0-2. Con le immagini di Simone Luciani passiamo al secondo tempo, al 14esimo. Ci prova Massa dopo una serie di dribbling, tiro di poco al lato. Poi Gobbo a giro, gran tiro, ma Barduani risponde presente. E ancora forcing pescarese, dribbling sullo stretto di Falco che salta due difensori e conclude, senza pensarci due volte, ancora sugli scrudi, l'estremo ospite. Al 28esimo, la prima occasione ospite nella frazione, punizione dal vertice destro che trova il colpo di testa di Paravati, palla out. Poi nuova occasione, Delfino Curi, cross dalla destra, Sciamanda, che occasione sprecata. A pochi minuti dal termine della frazione, Icramellà scatta sul filo del fuorigioco, serve al centro Torre, tutto solo, che spara su Calore. La legge del calcio non sbaglia, gol mangiato, gol subito. All'89esimo, Rosini si coordina al volo dal limite dell'area e batte Barduani riaprendo la contesa. È un finale rovente, i pescaresi si provano in tutti i modi senza creare reali grattacapi a De Amicis e Co, e dopo 5 minuti di recupero termina dunque così l'Alba Adriatica concreta ed equilibrata, il Delfino Curi Pescara dominante a centrocampo ma poco efficiente, il Delfino Curi Pescara Alba Adriatica 1-2. Sì, come hai detto tu, l'Alba Adriatica è stata più cinica. È chiaro che la partita è stata dominata, perché io non ricordo azioni dell'Alba Adriatica, a parte la punizione, è l'unica azione che hanno fatto sul secondo gol. Il secondo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo concluso poco. La cosa più grande è non averla vinta, dovevamo vincerla a tutti i costi, purtroppo non ci siamo riusciti, ci impegneremo di più, evidentemente non basta. Ciao! La gara di domenica sicuramente potrà essere più difficile di questa, sappiamo chi andiamo a incontrare, possiamo solo fare meglio.